però ogni tanto è bello anche fare qualche passo indietro, quindi qualche considerazione a mio avviso, comunque magari banale ma molto importante, perché guardate, a volte alcune considerazioni possono essere davvero molto importanti. Per questo motivo abbiamo creato questo seminario, cui iniziamo subito. Buonasera a tutti! Il trading come attività imprenditoriale, considerazione dei costi e dei ricavi di un trader. È un seminario interessante in quanto vengono fatte delle considerazioni sull'attività di trading, come fare trading in maniera professionale, imprenditoriale direi, per essere più preciso. Squisco.it, il nostro sito, saremo a Roma e Firenze il 29 e 30 ottobre 2015, quindi tra 2 settimane, praticamente il 29 ottobre saremo a Roma, è un giovedì, il 30 ottobre saremo a Firenze, è un venerdì. Il mese prossimo invece saremo il 19 e il 20 novembre a Udine e Treviso. Sul nostro sito, cliccando su assistenza e corsi gratuiti, trovate la nuova pagina dei seminari, adesso la modificheremo ancora leggermente, però è più intuitiva ancora, c'è una distinzione tra webinars e corsi, quelli che vedete appunto a Roma, sono, vedete, corsi gratuiti dove c'è la possibilità di incontrarsi fisicamente, e sono stati scelti rispettivamente due alberghi fantastici, molto di rappresentanza, diciamo, l'Empire Palace Hotel a Roma e Grand Hotel Baglioni a Firenze, uno spettacolo. Sono molto vicine alle rispettive stazioni centrali per permettere a tutti di arrivare, anche chi non vivesse a Roma, chi non avesse la fortuna di vivere a Roma o a Firenze. Io non ho questa fortuna, attualmente sono a Londra, sono di Domodossola, si gira molto per l'Italia, eccetera. Lo scegliamo apposta a alberghi che sono rispettivamente molto vicini alle stazioni centrali. Perfetto, quindi per iscriversi basta andare su assistenza, webinars e corsi gratuiti, andare giù e iscriversi. Subito ricevete informazioni via mail della conferma e informazioni proprio sulla location, che però tra l'altro anche c'è qua, c'è anche la cartina di Google Map, e quindi tutto molto organizzato bene. Sono organizzati bene, ci teniamo molto anche all'organizzazione del singolo evento in sé. Ludovico dice: ci sarò a Udine, non vedo l'ora. Benissimo, perfetto, ottimo. Infatti questi seminari li organizziamo proprio anche per vedersi di persona, tante volte ci sentiamo al telefono, però è sempre bello dare un volto a delle voci. Quindi mi raccomando, Roma il 29 ottobre, Firenze il 30 ottobre, poi saremo a Udine il 19 novembre e a Treviso il 20 novembre. Abbiamo girato abbastanza l'Italia quest'anno, abbiamo la possibilità di sentirci comunque su base settimanale proprio attraverso webinars come in questo momento. Vi ricordo che sul nostro sito in basso a destra c'è sempre il nostro canale YouTube dove trovate davvero molto materiale, e stasera vedremo anche come ottimizzare per ognuno di voi la visualizzazione di alcuni seminari. Questo non è uno seminario cooperativo, ma è sempre bene ricordare che tutte le informazioni fornite o espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consiglio operativo di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. I CFD EFAR sono prodotti che utilizzano l'effetto leva, e per questo motivo bisogna assicurarsi che abbiate conosciuto bene i rischi, e tra l'altro questo forse è anche un pochino il mio compito. Il seminario di questa sera proprio si incentra sul trading come attività imprenditoriale. L'attività di compravendita di strumenti finanziari deve essere vista come una vera e propria attività imprenditoriale. Guardate, già questa osservazione vi può far capire come bisogna stare attenti, bisogna gestire il rischio, è davvero molto molto importante. Voi quando aprite un'azienda, cosa fate? A me anni fa capitò di aprire un sito, io lavoravo in banca, però avevo aperto questo sito, l'avevo chiamato CD Store, dove si vendeva elettronica, prima CD, poi vedevo che non ne valeva la pena. E però cosa fai? Non è che inizi proprio, ti alzi la mattina e dici: ma sì, dai, apriamo un sito, apriamo una gelateria, apriamo una pasticceria, apriamo un'azienda, mettiamoci a fare macchinari, rivenderli in Cina, non lo so, qualsiasi tipo di attività professionale, imprenditoriale. O mi alzo dall'oggi e dico: ma oggi faccio l'avvocato. C'è una preparazione dietro, c'è un business plan da fare magari, ok? La stessa cosa dovete farla per il trading, ok? Quindi è chiaro che prima di procedere ad affrontare questa attività, bisogna avere le idee chiare e pensare di creare un vero e proprio business plan che potrà essere poi monitorato nel corso del tempo per capire se effettivamente tutto sta procedendo così come previsto. Ed eventualmente cosa facciamo? Ci reinseriamo nella carreggiata giusta, ok? Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo fare questo ragionamento. Bene, io un mese fa ho deciso di iniziare a fare trading. Oggi cosa sto facendo per
essere profittevole nell'attività di trading. Mi sono informato, so che cosa sono gli strumenti finanziari, so che cos'è l'euro-dollaro piuttosto che l'oro, qualsiasi strumento voglio tradare, so qual è la differenza tra l'approccio a 1 minuto su un grafico e l'approccio del 15 minuti e dell'H1, so gestire qualsiasi tipo di ordine, che poi tra l'altro gli ordini sono davvero molto pochi, lo sto facendo bene. Ho guadagnato, ho perso, e se ho guadagnato, con quanto rischio ho guadagnato? E se ho perso, con quanto rischio ho perso? Magari ho guadagnato, ma sto lavorando malissimo, sono stato fortunato. Ok? C'è Taleb, che è famoso per il cigno nero, ha scritto questo libro, ne ha scritti altri, professore statunitense, cioè insegna, mi sembra anche, ha insegnato in diverse università, che nel suo libro del Cigno Nero descriveva l'idiota fortunato. È normale che chi magari ha vissuto dei periodi di borsa a rialzo, magari cosa faceva? Si alzava la mattina, andava in banca e comprava qualsiasi titolo e nell'arco di una settimana, 2 mesi, 4 anni, eccetera, ha realizzato dei profitti. Questo è colui il quale ha avuto fortuna, nel senso che okay, ho fatto qualcosa, magari perché lo facevano gli altri, mi hanno detto al bar di comprare le azioni, ho avuto fortuna e ho fatto profitto. Ok? Questo è fortuna. Ok? Quando invece si vuole fare trading in maniera professionale, non ci si può basare sulla fortuna, bisogna avere la conoscenza per fare trading. Quindi è sempre, a mio avviso, importante avere una linea da seguire. È normale che non potremo mai avere la strategia che guadagna sempre. Se la trovate, contattatemi all'800 148 261. Bisogna assolutamente avere un business plan considerando i costi e i ricavi. Poi sappiamo quali sono i costi e i ricavi e li andiamo a vedere. I costi sono tendenzialmente molto contenuti per chi inizia a fare trading online, soprattutto per il fatto che, ad esempio, uno dei grandi costi quando io voglio iniziare un'attività professionale può essere l'educazione. Se io voglio fare l'avvocato, il dottore commercialista, qualsiasi altra attività, devo avere una laurea. Quanto mi costa effettivamente la laurea? La laurea non mi costa soltanto il pagare la retta all'università, mi costa il fatto di dover stare, che ne so, 5 anni a Torino, io ho fatto l'università a Torino, mi costa, quindi devo pagarmi da mangiare, vabbè, mangerei comunque perché sono facendo l'università, però nel frattempo devo essere in grado di pagarmi quello, devo essere in grado di avere una casa dove stare perché magari non abito a Torino, devo affrontare diversi costi. Il vantaggio un po' del 2015 è che tutto sommato si trova molta offerta educativa nell'argomento trading online, soprattutto. Io sono nel settore dal gennaio 2010, lavoro per società di brokeraggio, prima lavoravo in banca, poi mi ero messo a fare trading per fatti miei, però diciamo che ormai dal 2010, quindi sono 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sono 5 anni pieni che sono nel settore e ho visto come effettivamente l'offerta educativa è aumentata. Prima magari ero uno dei pochi che faceva i corsi e seminari online, adesso ci sono molti più persone che hanno forse anche un po' la presunzione, perché forse ci vuole anche un po' di presunzione per cercare di dare formazione. Però bisogna anche capire che internet è pieno di tutto, quindi bisogna dare il giusto peso a quello che sto leggendo. Ad esempio, se leggo una cosa su internet, qual è la fonte? Mi fido di questa fonte? Mi fido di questa opinione? Ok? Posso inglobare l'opinione e portarmela a casa, ma poi me la devo processare nella mia mente. Quindi bisogna stare assolutamente attenti a contenuti gratuiti di scarsa qualità. Ok? È come quando si fa all'università, tendenzialmente uno dice, ma io preferisco questa università piuttosto che questa, perché magari mi costa un pochino di più, ma mi dà delle garanzie in più per il futuro. Ok? Quindi il riassunto di questa slide è giusto per dire, è vero che tutto sommato ormai l'accesso all'educazione finanziaria c'è, viene offerta da molti, forse da troppi, però appunto ora posso anche non spendere più 1 euro per fare un corso, ma devo anche stare attento alla qualità. Ok? Magari allora è meglio pagare dei corsi ed essere sicuri di essere seguiti in maniera costante da un professionista. A me è capitato, per esempio, di avere
passione per l'argomento, perché mi piaceva, perché poi alla fine sono finito l'ufficio titoli, seguivo la compravendita azionaria per i clienti affluent, come si dice nel settore bancario, della clientela della Banca Popolare in Piazza San Carlo Torino. Allora mi facevo i miei eseguiti, la clientela veniva da me per fare la compravendita. Allora mi piaceva, ecco, era un po' la mia passione. È normale che la passione deve essere la base di una qualsiasi attività. Io spero che tutti voi abbiate una vostra attività principale che vi possa soddisfare, sia in termini economici, ma soprattutto anche in termini morali e psicologici, dato che comunque il lavoro è una parte importante della nostra vita, dove ci spendiamo tendenzialmente almeno 8 ore al giorno, poi chi più, chi meno. E quindi mi raccomando, queste sono considerazioni importanti da fare. Comunque, stavo parlando della Banca Popolare di Novara dove lavoravo, non so se vi interessa, però magari un giorno vi racconterò di più la mia avventura quando mi sono preso dello stupido da tutti che mi dicevano: no, ti licenzi la banca, posto fisso, ma no. Vabbè, meglio così. Alla fine niente da dire contro la banca dove lavoravo, però diciamo che poi ognuno ha la sua passione, l'ho seguita. Per ora è andata bene, poi vedremo, lo scopriremo solo vivendo, però l'importante nella vita è essere felici. Quali sono i costi fissi? Vabbè, i costi fissi sono banalità, sono il computer, la linea internet che avreste anche se non faceste trading, quindi si può dire che un costo fisso di fatto non esiste, a meno che non abbiate apparati clamorosi. Io ho visto anche persone con 8 monitor nello scantinato fare trading. La luce naturale è una bella cosa, potrebbe aiutare. 8 monitor a mio avviso non servono, io ne ho due, tra l'altro neanche tre come molti. C'è chi fa trading soltanto dal tablet, quello forse è un po' limitativo, nel senso che il tablet, il mobile, il computer, il cellulare, il portatile, tutte le applicazioni che avete sono molto comode. Ad esempio la MetaTrader vi permette anche di essere avvisati dal vostro mobile quando fate un eseguito, ok? È normale che quello che consiglio ovviamente a tutti è di avere una MetaTrader installata sul vostro computer di casa. Se io decidessi di avere un VPS, cosa che vi consiglio, che è un Virtual Private Server, dove installare la MetaTrader, dove installare la mia piattaforma, e da lì posso collegarmi da qualsiasi angolo del mondo. Ad esempio, io il VPS lo uso semplicemente perché ho degli expert advisor che vanno, ma anche perché mi posso collegare dal computer dell'ufficio, dal computer di casa, dal cellulare, oppure da un'altra parte quando andiamo in giro per l'Italia a fare seminari. È un costo da sostenere. Sapete quanto costa un VPS? Io uso il VPS di Aruba che costa 12 euro al mese più IVA, quindi un costo. È un costo, 12 euro al mese più IVA è un costo, ok? Swissquote offre un VPS gratuito a chi scambia almeno 10 lotti di transazioni al mese, che tutto sommato sono anche molto pochi se uno fa trading. Il Forex. La commissione è un costo, ovviamente. Il Forex non presenta commissioni, ma ricordiamo che esiste lo spread denaro lettera, bidask, la stessa cosa, denaro lettera, così come sull'azionario, perché poi c'è chi dice sull'azionario c'è solo la commissione. No, sull'azionario c'è il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, il denaro lettera, e poi c'è la commissione a parte. Quindi il Forex, tendenzialmente gli intermediari come Swissquote che offrono l'accesso al mercato delle valute, tendenzialmente non offrono, non dicono ok, compra l'euro-dollaro, per ogni lotto ti metto la commissione di 8 dollari. È già tutto incluso nello spread, ecco, per farvi capire lo spread che cos'è, la differenza. Spread è letteralmente differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, ok? Poi per chi preferisse invece avere una commissione a parte, possiamo ovviamente allora andare anche a trattare singolarmente la cosa, però tendenzialmente il nostro spread come si forma? Si forma da 0,8, che è il markup che noi andiamo ad aggiungere allo spread che esiste sul mercato interbancario, perché Swissquote, vi ricordo, va direttamente sul mercato interbancario e ha 17 liquidity provider, che sono ovviamente le maggiori banche che da sole forniscono, garantiscono il 95% della liquidità che c'è sul mercato delle valute. Okay? Il costo opportunità è un concetto economico, perché bisogna anche considerare, a mio avviso, il costo opportunità. Okay? Il costo opportunità. Quando si fa un'attività, a mio avviso, bisogna anche considerare questo, ok? Ho intenzione di fare questa attività, di intraprendere questa nuova attività, quanto tempo mi porta via e cosa potrei fare diversamente in quel tempo? Perché se io decido io ho la mia attività principale, che ne so, vado in ufficio alle 8:30, torno a casa alle 7 di sera, ok?
Poi magari uno dice: voglio fare trading perché mi piace, è una passione, voglio iniziare, voglio farmi due soldini in più. Quindi alle 7:30 mi metto lì, mi applico con la piattaforma aperta, mi vedo i grafici e poi decido di fare trading. Uno può anche dire: guarda, quindi io finora magari non sto facendo trading, sto imparando, però nel business plan dovete anche mettere questo, il tempo che dedicate all'attività di trading, perché se uno dice no, guarda, io allora preferisco rilassarmi, andare a pescare, oppure mi converrebbe andare a sistemare le lampadine a casa di qualcun altro e magari mi danno pure 10 euro, questi 10 euro sono un costo che io devo considerare nel mio business plan, perché se invece di andare a riparare la lampadina a casa di un mio cliente che mi darebbe 10 euro, sto a casa a fare trading e magari consumo pure l'elettricità, devo mettere questi 10 euro come costo. Questo è un ragionamento magari stupido, però quando si fa un business plan va considerato anche il costo opportunità, cioè quanto tempo io devo dedicare a questa attività. Ok? Magari uno fa già trading da tanto tempo, quindi non ha bisogno di imparare, si deve saltare tutto il passaggio. Ha già iniziato a fare trading, quindi magari sul business plan almeno mentale se l'ha fatto, però attenzione, chi volesse iniziare a fare trading adesso, perché ci sta seguendo questo seminario o in questo momento, a mio avviso fatevi un foglietto di carta dove fate valutazioni di questo tipo e cercate di capire quali possono essere i costi che il trading vi deve far affrontare, ma anche ovviamente quali sono le opportunità e quindi i ricavi che il trading vi dovrà far generare il cash flow che effettivamente vi attendete di avere. Vi tenete questo fogliettino, questo business plan che avete fatto nel vostro cassettino e ogni tanto ve lo andate a riguardare. Ok, questo guardate è anche un modo perché se voi vedete che vi siete fatti un business plan, dite ok, io inizio a fare trading, tra 3 mesi voglio avere, dato che ho versato 6.000 euro, dato che mi sono messo in testa che con questi 6.000 euro nei primi 3 mesi dovevo farmi, che ne so, 2.000 euro di profitto, lo dico per dire, se dopo 3 mesi ritiro fuori questo foglietto e vedo che magari ho fatto 4.000 euro di profitto invece che 2.000, posso anche fare un passo indietro e dire cavolo, però ho guadagnato di più, è un bene, però effettivamente quanto rischio ho corso per guadagnare di più? E se continuo a fare così, non è che magari il mese prossimo questo extra rendimento me lo rimangio e me lo rimangio pure con gli interessi? Allora vi fate ancora un passo indietro e cercate di riallineare magari il size delle dimensioni che utilizzate per andare al mercato, di rimettere un pochino i piedi per terra e di procedere nuovamente per evitare che appunto il mese numero 3 invece avrete un drawdown pazzesco. Questo, guardate, è un concetto davvero molto importante perché io questi consigli ve li posso dare perché possono sembrare magari banali, però io parlo con molte persone che fanno trading da tanto tempo o stanno iniziando a fare trading e mi accorgo che questa cosa del guadagnare troppo all'inizio c'è sempre e guadagnare troppo vi fa andare via di testa letteralmente, dite oh, guardate, magari siete al bar con gli amici, vi fate vedere tutti la MetaTrader, guarda qua, io stasera ho fatto 700 euro, adesso guarda, invece di prendermi due birre me ne prendo tre. Ok, adesso al di là delle cavolate. Ok, quindi bisogna anche avere rispetto per i mercati, stare con i piedi per terra e guadagnare troppo, io vi garantisco che è un problema soprattutto mentale e psicologico. Il guadagnare troppo penso che sia capitato a tutti e il guadagnare troppo spesso, frequentemente, troppo frequentemente, finisce con restituire tutto il mercato. Ok? Marco fa delle considerazioni in chat. Allora, devi fare in modo che, questa è un'osservazione molto intelligente, bisogna fare in modo di capire il capitale di partenza e bisogna anche fare in modo che nella vita, a mio avviso, bisogna soddisfare anche le proprie passioni, perché tutto sommato chi inizia a fare trading lo fa per passione. Ok? Questo è vero, perché tutto sommato uno può iniziare a fare trading, dice ok, mi faccio il business plan. Voi, come dicevo prima, dovete avere un orizzonte temporale giusto da dedicarlo alla formazione. Io troppe volte leggo anche per iniziare a fare trading ci vogliono
10.000 ore di formazione. Se tu ti fai 10.000 ore di formazione, cioè 10.000 ore sono tante, questa cosa delle 10.000 ore l'ho letta diverse volte, adesso mi calcolo quante sono 10.000 ore. 10.000 ore sono 416 giorni. Ditemi chi ha il coraggio di farsi 416 giorni senza fare un click sulla piattaforma, ok? Se voi iniziate, voi magari dite ok, adesso mi voglio tenere in forma e corro. Perché magari volete fare la maratona, ok? Se poi voi correte e non fate la maratona quest'anno, magari la fate l'anno prossimo, siete ancora più allenati, ma se poi la maratona non la fate e dopo 3 anni correte ancora, capite che magari non vi godete bene l'esperienza, perché poi mettersi sempre in discussione, sia nello sport che nel trading, sicuramente fa bene. Ludovico dice sì, mi è capitato. Robby dice mancano le tasse, vabbè le tasse, Chris dice: ma allora tu vivi di trading da quanto tempo? Guarda, allora io ho fatto questo, Chris, nel senso, io mi licenziai dalla banca quando avevo 26 anni e feci effettivamente trading per un lunghissimo periodo. Ok, ho fatto 2 anni vivendo di solo trading con momenti di soddisfazione enorme. Soprattutto il periodo che ricordo di più in termini di guadagni era il maggio-giugno del 2008. Quando ci fu la crisi del 2008 con le borse che crollavano, io mi ricordo il periodo settembre-ottobre, feci $100, $100 perché io avevo un conto di trading negli Stati Uniti, feci $100 tra il metà settembre e tutto ottobre, che è il crollo di Lehman Brothers, dove sono successe delle cose apocalittiche che magari anche nel 1929, non lo so, io non c'ero, quindi non posso paragonarle, erano successe. Però quella soddisfazione di fare $100, mentre i fondi hedge, i più grandi fondi hedge globali perdevano l'80%, dico cacchio, ho portato a casa $100 che non mi sono sufficienti per pagarmi le spese, perché poi io sono sempre uno che speso sempre un po' tanto, no? Ti assumono, ti prendi la moto, poi la moto più bella, poi la macchina, la Alfa Romeo sportiva, okay? E quindi capite che la soddisfazione di aver guadagnato $100, che in un mese e mezzo non ti bastano per vivere, mentre tutti i fondi facevano meno 80, mi ha portato a farmi molte esperienze. Infatti io da quel periodo lì comunque sono molto più predisposto ad affrontare meglio il rischio, perché quel mese e mezzo di trading è stato un'università. Sono stati 5 anni di università in un anno e mezzo. E poi mi ricordo nel marzo del 2009 è successa una cosa clamorosa, forse ancora più clamorosa, perché i mercati scendevano, lo Standard & Poor's mi ricordo ha fatto il minimo di 666 punti. Io ho iniziato facendo trading sui mercati americani, quindi seguivo quasi sempre lo Standard & Poor's, il Dow Jones e alcune azioni come Google, Research in Motion, First Solar, queste qua più tecnologiche con una volatilità più alta. Poi cosa è successo? È successo che nel 9 marzo vennero fatti i minimi e poi la borsa partì con una velocità incredibile. Anche quello è stato un momento difficile perché di solito quando crolla la borsa va velocissima, invece lì nessuno si aspettava questo rialzo così forte. Tutti diciamo: ma sì, adesso storna, la crisi torna, si scende ancora sotto i minimi. Invece lì anche quel periodo fu molto difficile, però guardate, se voi riuscite a superare periodi molto difficili perché siete bravi a gestire il rischio, nei periodi più facili poi diventa una cosa migliore. Chris dice: che tecniche usi di solito? Guardi i grafici a time frame più bassi o alti. Adesso questo ovviamente ne parliamo, poi proprio alla fine del seminario facciamo ancora delle considerazioni ancora più operative, più importanti. Il valore dell'esperienza: quanto tempo richiede imparare un software? Ecco, è normale che prima di accedere al mercato, io vi dico, fate trading in reale il prima possibile, valutate voi quanto versare, e questo magari ci possiamo sentire anche personalmente, perché a me è capitato anche, mi ricordo cos'era Rimini del 2011, l'Italian Trading Forum a maggio, c'è questa grandissima fiera in Italia, l'ETF di Rimini penso sia proprio la più grande in Europa. Una persona mi diceva: ok, io adesso apro un conto e ci metto 30.000 euro. Questa è una cosa simpatica che racconto spesso ai seminari, perché a mio avviso fa capire un po' di cose, nel senso come si lavora bene anche a livello psicologico. Bisogna fare così, nel senso, questa persona dice: ok, io apro un conto e ci metto 30.000 euro. Allora, beh, abbiamo parlato un po', poi dopo un po' mi sono permesso di dire: oh, scusa, però, dato che siamo un po' in confidenza ormai, se posso darti anche un consiglio, perché poi alla fine è quello anche il mio mestiere, di quanto disponi? E io ero abbastanza certo che questa persona mi avrebbe risposto che aveva 300.000 euro da parte, perché dico: cavolo, se mette 30.000 su un conto in leva,
dato che comunque sono sempre questi investimenti dove c'è un certo rischio, lui mi rispose invece 30.000 euro. Ho detto no, vabbè, adesso non mettere proprio tutti i fondi che hai, tutti i risparmi di magari qualche anno di lavoro su un conto trading se non hai l'esperienza di fare questa attività, ok? Perché se io magari domani, se il mio sogno magari è quello di avere una gelateria, magari qualche mese, un anno come dipendente è meglio farselo, no? E quindi anche in questo caso, invece di aprire subito un conto mettendo il 100% della liquidità di cui si dispone, inizia a mettere una frazione di quello di cui dispone. Infatti questa persona poi effettivamente seguì il mio consiglio e mise il 10% di quello di cui disponeva, quindi versò 3.000 euro. Poi cosa è successo? Prosegui passo passo. Cioè, se io da 3.000 euro vedo che il mio capitale scende, allora sono ancora più contento di non aver messo i 30.000 euro, perché magari ho perso 100 euro invece che 1.000, ho perso 200 euro invece che 2.000. Ok? Ma se invece vai bene, tu nel frattempo stai accumulando esperienza, quindi che ne so, da 3.000 euro ti dici, ok, io se arrivo a 4.000 euro, ho raggiunto il mio primo target, anche temporale, quindi da 3.000 sono passato a 4.000 euro. Verso ancora un pochino, ok, questo è un modo, e poi mi metto un altro target e poi se la cosa va bene, verso ancora un pochino. Questo è un modo effettivamente per fare esperienza e per lavorare su di te, cioè tu devi lavorare sulla tua tranquillità quando fai trading, perché guardate, a me capita troppe volte, non dico ogni giorno, ma ogni minuto, mi capita che ricevo chiamate. Dire guarda cacchio, ho aperto questa posizione, vabbè, mi è andata bene, sono contento. Se invece uno perde, dice ma adesso cosa faccio? La chiudo secondo te? Tanto il dollaro adesso c'è il quantitative easing. Il quantitative easing nei prossimi 5 minuti, per quanto non gliene frega niente a nessuno, perché il momento che ci sarà nei prossimi 5 minuti non è influito, non viene l'euro-dollaro, il prezzo non è che si muova adesso in questi prossimi 3 secondi perché magari a dicembre aumentano il quantitative easing, ok? Quindi mi raccomando, per lavorare in maniera serena, voi dovete gestire una cifra che vi potete permettere, ok? È normale che però ci sono anche delle limitazioni, perché anche il versare troppo poco su un conto trading è davvero. Versare troppo poco è un problema, perché se uno versa 100 euro e poi magari vuole guadagnare 10 euro al giorno, capite che fare il 10% al giorno è da fenomeni, ecco, in tempo 3 mesi. Sei il più grande gestore al mondo, quindi la sottocapitalizzazione è un problema. Infatti io vi dico adesso, senza spendere qua un'ora per questo punto, che comunque è il punto più importante, credetemi, per avere una serenità mentale, ne possiamo parlare privatamente, 800-148-261 oppure stefano.gianti@swissquote.com è la mia mail. Comunque, torniamo al discorso principale per adesso. Quanto tempo richiede imparare un software? Guardate, c'è un video su YouTube, sul nostro canale YouTube, che ripeto essere swissquote.it, andate in basso, a destra c'è il nostro canale YouTube. In basso al nostro canale YouTube abbiamo ottenuto i video più base, cioè quelli sulla piattaforma. C'è un video che ha registrato la collega Michela con la sua voce femminile, spiega in 14 minuti e 22 secondi soltanto tutta la piattaforma. Ok, quindi come impostare il layout, che cos'è questa finestra, che cos'è questa finestra, che cos'è quest'altra finestra. Se invece avete un po' più pazienza e volete sentire la mia voce che vi possa far compagnia per 1 ora e 24 minuti e 42 secondi, andate in quest'altro seminario, registrazione di un seminario online passato, dove andiamo proprio a sviscerare ogni funzionalità della MetaTrader stessa, ok? Al di là del linguaggio di programmazione, vabbè, quello è un discorso molto più ampio. Quindi, seguendo questo seminario, poi sapete, YouTube è un video normalissimo, potete iniziare a vederlo, poi vedete 10 minuti alla volta. Che è Vi già mettete caro. magari il monitor da una parte, questo dall'altra, e imparate a usare la piattaforma. Quindi, quanto ci vuole effettivamente per imparare a usare un software? Poi c'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo, per carità. Però guardate, se voi non avete mai usato Word di Windows per scrivere, voi cosa fate? Aprite Word e tendenzialmente sapete usarlo, ok? Tanto lì anche nella piattaforma c'è compravendi, poi c'è sotto il portafoglio, quindi tendenzialmente è molto intuitivo. Vedete Word, qua uno inizia a scrivere, poi usandolo si accorge, cavolo, aspetta, allora se invece volessi modificare il carattere, la dimensione, qua si fa così, se invece volessi modificare proprio il carattere, qua si fa cos'ha. E poi è normale che Word, penso che proprio il 100% delle funzionalità come Excel non le sa quasi nessuno, se non indipendente da Microsoft e Bill Gates. Ok, quindi anche lì, per
Per usare la piattaforma voi avete bisogno sicuramente delle nozioni base, e allora è lì che serve la demo. La demo ve l'aprite, voi andate su swisscode.it, qua si va qua, in alto c'è scritto login, ci cliccate sopra, vi scaricate nella pagina che vi appare a sinistra, c'è scritto Meta 3.4 scarica, scaricate la Meta 3.4, il 99% dei trader, Meta Trader usa la 4. Fate l'installazione, una volta fatta l'installazione aprite la piattaforma, cliccate su File, apri un conto con conto demo e andate a procedere, fate così, fate cos'ha, qua mettete che volete euro, che ne volete quanti, prima avete messo 6.000, mettiamo 6.000, cercate di mettere un importo che effettivamente avrete a disposizione in reale, ok? È inutile avere un conto demo da 1.000.000 quando poi in reale magari si versano 5.000 euro, 1.000 euro, 500 euro. Poi qua bisogna fregare, consente ad abbonarmi nel vostro newsletter. In demo la leva massima è 200, in reale sarà 400. Questi dati vengono salvati anche dalla MetaTrader, poi se volete ve li salvate. E la piattaforma è qua, ok? Poi iniziate a fare degli eseguiti. Abbiamo proprio il video sulla piattaforma appunto di 14 minuti, come vi dicevo prima, o di 1 ora e 24, dove viene sviscerato tutto. Ecco, poi magari a breve facciamo anche un altro webinar sulla piattaforma, poi ci siamo anche noi. Io quello che vi chiedo soltanto è che metteteci il vostro impegno, perché a volte mi capita anche che uno mi chiama e dice come finire la piattaforma, allora ti mando il video. Poi, se non hai pazienza di vederti un video di 14 minuti, allora non fare trading, non fare trading, perché comunque per fare trading ci vuole la pazienza del pescatore, come tutte le attività umane. Non è che voi domani aprite una gelateria e avete 1.500 clienti, dovete farvi il nome, eccetera, eccetera, prima di tutto poi dovete affittare il locale, magari andate in banca a chiedere un fido, un finanziamento. Quindi il trading vi dà l'accesso immediato, ok? È un'attività imprenditoriale ormai facile, accessibile a tutti, però mi raccomando, dovete avere delle conoscenze base. Per avere delle conoscenze base, una cosa che non vi ho detto più volte, ma non adesso, è che c'è il nostro ebook. Abbiamo un ebook base molto ben fatto che vi posso mandare se me lo chiedete. Stefano.gianti@swisscode.com, ripeto la mia mail. E poi tra l'altro, guardate, speriamo prima di Natale, così facciamo un regalo natalizio, sul nostro sito ci sarà tutta una nuovissima sezione di concetti base, strategie base sul trading. Ok? Chris dice: il vostro canale YouTube è accessibile dal sito Swissquote? Sì, andate su il nostro sito, qualsiasi pagina siate, tanto questa parte qua sotto è sempre uguale, cliccate qua a destra. Guardate, adesso dico una cosa che non c'entra niente, però dato che siamo nel fondo del sito. Mi raccomando, adesso non so, molti di voi già fanno trading, molti di voi già sono nostri clienti, questo è un seminario base, quindi molti non hanno mai fatto trading. Quando aprite un conto trading, assicuratevi che l'intermediario finanziario sia regolamentato dalla Financial Conduct Authority, che è l'autorità di vigilanza più stringente al mondo, più stringente in Europa di sicuro, e ancora più stringente della nostra Consob, che già è molto rigida, giustamente, come giusto che sia. Ci sono molte società di intermediazione finanziaria che non sono regolamentate. Se andate su Google, scrivete Forex, CFD o qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro strumento finanziario, vi esce fuori il mondo, perché magari è facile aprire un'attività in un paese non regolamentato, dove non c'è nessuna vigilanza, nessuna tutela. È normale che per l'intermediario essere autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority è un impegno anche economico gravoso, però è una certezza in più per l'utente finale, il trader, il brand, è sempre una cosa più importante, ok? Cioè, tra l'altro avete proprio anche delle tutele, c'è cioè un ombudsman molto rigido, cosa che non c'è da altre parti. Quindi, una volta capita la logica del funzionamento della piattaforma ed esserci esercitati ad impostare ed effettuare diversi tipi di ordine, che guardate, i tipi di ordine al mercato sono soltanto tre. Io o compro a mercato o vendo, quindi l'ordine al mercato, l'ordine limite e l'ordine stop. Capite la logica di queste tre cose? Vabbè, il mercato è più facile, il mercato è io vedo quel prezzo, compro, vendo, ok? Questo è l'ordine al mercato. Quindi adesso se io qua clicco, ho la certezza di averlo eseguito. Vabbè, adesso a parte la prima volta che se utilizzate il one click trading che si attiva da strumenti, opzioni, posizioni aperte,
One Click Trading, se lo flaggate, vedete, vi esce disclaimer e vi dice stai attento perché appena clicchi ti faccio l'eseguito, uomo avvisato, mezzo salvato. Quindi se tu vuoi fare l'eseguito subito usi il One Click Trading, diversamente avrai sempre la conferma da mettere. Allora, comunque, io ora ho deciso di comprare o vendere mercato, avrò l'eseguito. Questo è l'ordine mercato. È l'unico ordine che vi assicura di essere eseguiti, perché se io invece volessi mettere un ordine nuovo, un ordine ad esempio pendente, l'ordine limite qual è? È che il mercato quota 7, 1.1407, io voglio comprare a 1.1400, un prezzo inferiore. Questo non mi dà la certezza di essere eseguito, perché mi darà l'eseguito se e solo se il mercato andrà a 1.14, però se invece il mercato non ci va a 1.14, va su, non verrà eseguito. Così come l'ordine stop. Poi anche per questo adesso non approfondisco troppo, perché tanto abbiamo anche dei video dedicati proprio all'inserimento degli ordini. Ok? Quindi conoscete tutti che cos'è un ordine mercato? Conoscete tutti che cos'è un ordine limite, un ordine stop? Bene, promossi. Se non lo conoscete, siamo a disposizione, ci mancherebbe. Poi, tra l'altro, sulle book sono 14 pagine dove ci sono praticamente questi concetti, chiedetecelo, vi ricordo la mail stefano.gianti@swissquote.com. Una volta che sono sicuro di saper gestire tutto quello che può succedere su un conto trading, posso fare trading in reale, con soldi reali. Ok? I concetti che bisogna sicuramente conoscere sono il concetto di marginazione e leva finanziaria, che è la stessa cosa vista in due modi diversi. Lo spread, di cui abbiamo parlato prima, lo spread è semplicemente il differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Che cos'è lo slippage? Lo slippage è un frizionamento, uno slittamento di prezzi, nel senso, capite che, questo è un termine un pochino meno conosciuto, lo slippage è la differenza tra il prezzo al quale io volevo essere eseguito e effettivamente l'eseguito che ho avuto. Il classico esempio è la notizia, cioè se il mercato quota 10 e ci tira una linea, io metto un buy stop a 11 e ci tira una linea e accade la maggior parte del tempo che verrò eseguito a 11,00. Ma se il mercato, che so, chiude a 10,98 e domani riapre a 11,05, e la piattaforma recepisce il fatto che io devo comprare perché quel livello 11 è stato superato, la piattaforma giustamente mi compra in apertura al primo prezzo disponibile, come richiede appunto la MiFID, la best execution. Okay? Solo che sull'azionario questo è un problema gravoso, nel senso che sapete, l'azionario italiano ogni giorno alle 17:25 chiude, riapre alle 9 il giorno dopo. E sconta il movimento dell'America, le notizie, magari, eccetera, eccetera, e c'è sempre un gap, ovvero un salto di prezzi, a volte di un centesimo, a volte di 100 punti, 200 punti, 500 punti sul FTSE MIB, non lo so, qualsiasi strumento utilizziate, c'è sempre. Sul Forex, di fatto, la chiusura non c'è perché il mercato apre la domenica e chiude venerdì, quindi ogni giorno non è che il Forex chiude. Questo è un problema più limitato sul Forex, ad esempio il rublo viene quotato fino alle 16, le altre valute invece sono quotate 24 ore su 24, ok? E Book c'è anche sul sito, mi chiede Vincenzo, la risposta è scrivimi stefano.gianti@swissquote.com, non c'è sul sito. Una volta superato il primo step, quindi questo, della confidenza con il mezzo, della confidenza con la piattaforma, cioè, se io devo scrivere un romanzo, devo sapere la macchina da scrivere dove sono le lettere, questo è il paragone. L'esperienza fa la differenza, ok? Bisogna evitare l'eccessiva informazione. Questo è un altro problema. Prima abbiamo affrontato il problema della sottocapitalizzazione, adesso affrontiamo il problema dell'eccessiva informazione. Guardate, allora, il sacro graal non esiste, ovvero la strategia che mi permetterà sempre di trarre profitto illimitatamente. Ogni tanto qualcuno mi dice, guarda, se io trovassi un expert advisor che funziona. Che funziona, tutti gli expert advisor funzionano, cioè tutti i trading system funzionano perché il trading system è un linguaggio macchina che ti permette di fare in automatico quello che tu faresti a mano, però non devi stare 24 ore al giorno davanti al computer, ma niente, il tempo che lo imposti poi fa tutto lui se lasci la piattaforma accesa. Ok? Quindi non chiedetemi un expert advisor che funziona, tra virgolette, che farà sempre profitti, perché se io faccio trading con gli expert advisor dovrò sempre essere bravo, dedicarci del tempo a riottimizzare i parametri.
vuoi perché magari il mese prossimo la volatilità sarà più alta di quello attuale, vuoi perché la settimana prossima parla Draghi e questa settimana no, quindi magari settimana prossima devo usare dei parametri diversi. Non sono dei lavori impossibili, ma nessuno vi vuole vendere il sogno di diventare ricchi con un expert advisor, cosa che invece qualcuno lo fa, perché comunque l'expert advisor che c'è scritto che facciamo il 2000% al mese, ci sono le pubblicità. E allora la mia risposta, ok, tientalo tu, usatelo tu. Io voglio fare magari non il 2000%, ma un pochino meno, decisamente meno, ma con la mia testa. Ma, e magari anche veramente, ecco, non con la pubblicità ingannevole. La conoscenza deriva dall'esperienza. L'esperienza deriva dall'applicazione operativa e visualizzazione visiva di comportamenti grafici e interazione tra notizie diverse. Ad esempio, lo studio e l'analisi tecnica ci permettono di andare a fare trading ripetutamente su dei pattern, delle conformazioni di prezzo, verificatesi più volte in passato, che hanno dato buoni risultati, dove il buon risultato è un 65% delle volte positivo. Ok? Autochartist, accessibile liberamente a tutti dal nostro sito swissquote.it, vi dà la possibilità di avere direttamente sul grafico della MetaTrader 4 o 5, la piattaforma che volete utilizzare, scopri di più, i pattern di analisi tecnica. In più c'è tutta una sezione dove viene per ogni pattern data la bontà statistica di questo pattern e su ogni strumento finanziario data la bontà statistica dei risultati nel passato. Abbiamo già fatto dei webinar che sono anch'essi sul nostro canale YouTube e sia a Roma che a Firenze il 29 e il 30 ottobre 2015 ne andremo a parlare in questi seminari corsi gratuiti che stiamo organizzando. Ok? Sono appuntamenti abbastanza intensi dove vogliamo che ogni persona che partecipa porta a casa molto, sia in termini di tecnica del trading, ma anche in termini di magari possibilità di incontrare altre persone con le stesse passioni, possibilità di incontrarci personalmente, che è sempre fantastico, quindi mi raccomando, fate il sacrificio, partecipate a uno di questi eventi, perché comunque, a mio avviso, danno sempre una marcia in più anche solo la possibilità di vedersi, di confrontarsi. Ok? Però attenzione, questo è davvero molto importante. La conoscenza deriva dall'esperienza. Come si fa esperienza? Avendo un conto trading piccolo, grande, ok? Ognuno a suo, nessuno vi obbliga a cliccare sul compra o sul vendi, nessuno vi obbliga a chiudere o mantenere aperta una posizione. Dovete sapere i concetti base, pochi ma buoni, quelli che ho scritto prima: margine, spread, slippage. Gestione del rischio. La gestione del rischio è un mondo a parte e quello anche lì abbiamo diversi seminari, diversi tool, come ad esempio il Chart Risk Manager che viene messo a disposizione dal nostro partner Giuseppe Mosciarelli per i clienti Swissquote, che è davvero molto importante, molto interessante. Cosa fa il Chart Risk Manager? Il Chart Risk Manager vi permette di gestire il rischio direttamente con un grafico. Scusate perché l'ho portato sull'altro monitor, eccolo qua in condivisione. Ad esempio, adesso ve lo faccio vedere velocemente, però questo è importante perché questo è un modo per contenere i costi dell'attività di trading, però qua ci arriviamo adesso. La contabilità di un trader è sicuramente diversa da quella di una SPA. Adesso non ditemi che mettete sotto ammortamento il vostro computer o la vostra connessione a internet, non dovete assumere 18 contabili per mantenere la vostra contabilità, ma vi chiedo di mantenere la vostra contabilità. La MetaTrader mantiene la contabilità, la MetaTrader ha tutta una sezione statistica che trovate sul vostro conto trading cliccando su storico operazioni, tasto destro, storico completo, tasto destro, adesso sono sceso troppo, non lo vedete nella condivisione, se voi dal vostro storico completo fate tasto destro, salva come rapporto dettagliato, la MetaTrader vi dà tutte le statistiche del vostro conto trading, i drawdown, eccetera, eccetera. Sono informazioni davvero molto importanti. Un altro piccolo passo: un trade chiuso in perdita è un costo, quindi qual è la contabilità del trader? Costi e ricavi, ok?
dove i costi sono rappresentati, adesso al di là della connessione internet, la bolletta, il VPS se lo volete usare, dei libri magari per, da leggere se volete informarvi un po' di più, dei seminari se volete approfondire con qualche professionista a pagamento, delle strategie, modus operandi, eccetera. Questi sono sicuramente dei costi, ma i costi poi principali sono ogni singola operazione. La chiudo in negativo, è un costo, è una perdita, la chiudo in positivo, è un ricavo, è un profitto. Ma guardate, qua è una sottigliezza, però le sottigliezze a volte fanno la differenza. Allora, qua diciamo un trade chiuso in perdita è un costo, semplice, è chiaro, limpido e cristallino. Io vi aggiungo questo, un trade in perdita è un costo. Un trade neanche chiuso, ma che sta perdendo soldi, è un costo, perché guardate, questa boiata clamorosa che uno non vuole accettare la perdita, io sono disposto a tagliare mani per questo, perché guardate, sta cavolata è incredibile. Ci sono persone che dicono, io non chiudo la posizione perché non voglio contabilizzare la perdita, ma chi se ne frega, se tu adesso apri un long a 1.1405, il mercato ti va a 1.1380, ok, tu quei 25 pips di differenza li stai perdendo, non è che non vuoi chiudere, cioè quei soldi diciamo che li hai già persi. Poi se il mercato torna su li riguadagni per carità, ma voi dovete ragionare non con il fatto che la perdita è soltanto a posizione chiusa. Se io adesso il mercato si muove secondo dopo secondo e io per stare tranquillo devo mettere il mio stop loss, so che se il mercato andrà lì perderò tot. Questo è un lavoro che dovete fare a priori, ma se voi non mettete lo stop loss, questo l'ho già detto in altri seminari e qua è fondamentale in un seminario di questo tipo ricordarlo, qual è il vostro rischio se voi non mettete lo stop loss? Allora, supponiamo che noi abbiamo questa operazione. Qua sono 6 microlotti comprati, 6 microlotti sono 6.000 euro di controvalore e il margine impiegato per mantenere aperta questa posizione su questo conto trading, che è leva 200, sono 30 euro. Ok, non fate confusione tra margine, valore punto. Ok, mi raccomando, anche questo è un discorso importante, semplice da capire. Però facciamo questo ragionamento. Se voi, allora, andiamoci un pochino più aggressivi. Andiamo ad avere un'esposizione complessiva di un lotto, ok? Quindi, vabbè, adesso abbiamo un lotto, ok? Questa è l'esposizione complessiva, un lotto in pieno, un contratto di 100.000 euro, un contratto pesante, ok? Sul conto abbiamo 6.000 euro, questo è un demo, ok? Se non aprirei posizione così a casa. Quindi, quanto vale un lotto sull'euro-dollaro? Un lotto è un contratto di 100.000 euro. Quanto mi fa guadagnare o perdere per ogni pip? Il pip è la quarta cifra sull'euro-dollaro, da 1.1405 a 1.1406. I pip sono 10 dollari. Ok? 10 dollari sono, al cambio attuale, 8,77 centesimi. Ok? Se io non metto lo stop loss su questa posizione perché sono testardo, ok, cosa può succedere? Quanto posso perdere? Fatelo sempre questo calcolo. Se io non metto lo stop loss, dove verrò buttato fuori dal mercato o dal mio intermediario? Perché il mio intermediario, se lavora bene, cerca anche di tutelarmi un po', quindi non è che mi può chiudere la posizione lui perché pensa che il mercato andrà su e io sono short, per carità, ma cerca di limitare il rischio che il tuo conto possa andare a zero o addirittura sconfinare. Come lavora Swissquote in questo caso? Lavora così. Vi prende il valore del margine in considerazione, quindi la terza voce della MetaTrader, questa qui, margine 500. Il margine è quanto è fisicamente bloccato sul vostro conto trading per mantenere aperta questa posizione, infatti è il margine di mantenimento. Ok? Quindi voi avete, e scriviamo in bianco così si vede sul sfondo nero, 6.000 euro sul conto. E questo per adesso c'entra poco, infatti era anche meglio che non scrivevo, lo cancello. Allora, il vostro intermediario. Se mai il vostro conto, che adesso ha 6.000 euro, dovesse scendere sotto 500 euro, si dice margin call, cioè questo valore, livello del margine, questa voce da MetaTrader, sarà pari a 100%, perché questa voce è pari al rapporto tra margine e controvalore. Ok?
Nel caso il controvalore dovesse appunto scendere al vostro livello di margine, quindi 500 euro, quindi in questo momento nel caso dovessi mai perdere 5.500 euro, si chiama margin call, quindi quella voce, il livello del margine andrà al 100%. Qua non succede niente, a parte che le posizioni diventano rosse, perché vi avvisa che non potete più aprire nuove posizioni, non potete più esporre al rischio ulteriore, potete soltanto andare a liquidare totalmente o parzialmente le posizioni che avete già in essere, quindi se siete long e andate short sullo stesso strumento finanziario ve lo fa fare, o se siete long di un lotto volete chiudere tutta posizione ve lo fa fare, o se siete long di un lotto volete chiudere 0,50 ve lo fa fare. Se invece siete long sull'euro-dollaro e volete comprare anche l'oro, non ve lo fa fare perché non vi fa aumentare il rischio sul vostro portafoglio. Ok? Questa è la margin call. Nel caso in cui questa voce va dal 20%, quindi in poche parole, nel caso in cui il vostro saldo sarà inferiore al 20% del margine, quindi il 20% di 500 euro è 100 euro, nel caso in cui ora avete 6.000 euro e andate sotto i 100 euro di equity, di saldo, di controllo del vostro portafoglio, l'intermediario, ovvero Swissquote, va a ottenere il diritto di andare a chiudere la posizione, ok? Iniziando la posizione che in quel momento perde di più. E questo non vuol dire che sicuramente in quel momento lì vi verrà chiusa la posizione, sono tutte cose automatiche, però sapete se il mercato fa un gap, si muove veloce, può anche essere un pochino dopo, però voi lì in teoria non ci dovreste arrivare, ok? Perché poi nessuno fa trading, per carità, per perdere soldi. Questo è un sistema di controllo e tutela in più che l'intermediario applica per voi, sperando che uno lavora un pochino bene, vede il trading proprio come un'attività imprenditoriale e quindi non vuole sostenere dei costi enormi, come il buon padrone d'azienda, non è che assume 150 dipendenti se non li servono, perché deve anche vedere i costi dell'azienda, il buon padrone del proprio conto trading, ovvero il trader, non va a mettere 6.000 euro di rischio su un conto di 6.000 euro. Però questi ragionamenti, mi raccomando, sono banalissimi perché adesso sicuramente qualcuno di voi dirà: ma sì, dai, sto qua, che balle. Però mi raccomando, io questo ve lo dico, scusate, ho perso pure la voce per dirlo, ve lo dico perché io lo vedo troppe volte, nonostante vi rompo sempre le balle su questa cosa, io ancora lo vedo troppe volte. Quindi, ritornando al discorso originario, se io mi espongo con un lotto, rischio 10 dollari per ogni pip, vedete? Già in questo momento il mercato mi ha dato contro i 5 pip, ok? Sono 50 dollari. Quello che vedete qua è sempre in euro, ok? La metà per comodità converte sempre nella valuta base del vostro conto e tra l'altro vi mette già il valore sapendo già che avete comprato sull'ask e vendete sul bid, quindi quella perdita o profitto che avete lì è sempre quella che poi se cliccate sulla X vi viene effettivamente addebitata o accreditata sul vostro conto trading. Quindi calcolate il vostro livello di stop-loss del conto, così vi prende un po' la paura, perché adesso lo calcoliamo insieme. Questo è un esercizio importante che vi fa capire dove, se non mettete voi lo stop-loss, dove effettivamente è lo stop-loss, perché se voi non mettete lo stop-loss c'è lo stop-out del broker che comunque è il vostro stop-loss, quindi tanto vale che almeno lo dovete sapere, ok? Per saperlo si fa un calcolino semplice. Per saperlo si fa così, bisogna seguire un processo semplice, lineare, ma un pochino logico. Il processo è questo, almeno quello che faccio io nella mia testa. Poi non è che ogni volta mi calcolo il livello di stop loss, basta mettere lo stop loss sulla mia posizione e non mi devo calcolare il livello di stop out, però io questo ve lo voglio dire, barra insegnare, qualcuno magari lo sa già. Ditemi pure se lo sapete già in chat, ditemi se non lo sapete, così anche mi rendo conto, siamo 71 persone collegate, almeno vedo di avere un po' una percentuale sull'utilità di quello che dico, ok? Allora, se voi abbiamo 6.000 euro sul conto, questa è la variabile, ogni pip sull'euro-dollaro, dato che sono esposto con un lotto complessivamente, ok? Ho due posizioni che sommate danno 1,0, quindi un lotto. Mi farebbe guadagnare o perdere 10 dollari. 10 dollari abbiamo detto essere 8,77 euro, avevamo detto, ok? Però io questi 6.000 euro che ho sul conto, io tendenzialmente so che il mio intermediario andrà a chiudere prima, quindi non ho la possibilità di perderli tutti a meno di clamorosi gap. Quindi il mio intermediario mi andrà a chiudere prima. Quindi cosa devo fare? Mi devo calcolare nella mia testolina con l'abaco
quando effettivamente l'intermediario mi va a chiudere. Abbiamo detto che il margine impiegato, c'è scritto qua sotto, è 500, ok? Ma lo stop out, quindi dove l'intermediario effettivamente mi chiuderà, è il 20% di questo valore, quindi sono 100 euro, ok? Quindi io avrò 100 euro sulla mia piattaforma, sul mio conto quando verrò chiuso, quindi 6.000 euro meno 100 euro, la mia perdita effettiva è 5.900 euro, ok? 5.900 euro e io so che ogni pip mi fa guadagnare o perdere 8,77 euro, anche se questo valore dovrebbe essere poi il prezzo di arrivo dell'euro-dollaro, però beh, dai, questo è abbastanza trascurabile. Sono 672 pips, ok? Se tolgo 672 pips a 1,14 viene 1,07 più o meno, ok? Questo è il modo di calcolare lo stop out del conto. È normale che qua sono esposto con una certa cifra, sul conto abbiamo simulato una certa giacenza. Il calcolo qua diventa più importante più siete esposti con meno soldini, ok? Chris mi dice, ma io lo metto già il mio buon stop loss del 2% di massimo rischio per posizione, sono tutelato, bravo. Massi diceva, no, non lo conosco. Fede diceva, complimenti per le slide. Yuri dice, c'era un famoso trader che non metteva mai lo stop loss e guadagnava sempre. E infatti hai scritto c'era e non c'è più. Ok, questa mi è piaciuta. Non lo so, guardate, allora, se voi mettete, non mettete lo stop loss in macchina e poi davvero state davanti al monitor e dite, se il prezzo arriva lì, chiudo mercato e lo fate davvero. A me va bene lo stesso, ma se voi state davanti al monitor 24 ore al giorno aspettando che il prezzo vi arriva lì a mercato, vi rovinate la qualità della vita, ok? Quindi c'è questa finestrella per mettere il vostro stop loss, mettetevelo, questo è il mio consiglio, poi per carità ognuno fa quello che vuole, anche perché io ve lo dico perché poi chi mi dice, eh sì, no, in effetti se l'avessi messo avrei perso 2 invece di perdere 10, ok? Ecco qua, guardate, ve lo faccio vedere velocemente, però poi giusto per completezza di informazione, questo è il chart risk manager proposto da Giuseppe Musciarelli, che è un nostro partner, è un trader indipendente, facciamo seminari da parecchio tempo con lui, quasi 2 anni ormai, ha costruito questa generata per MetaTrader 4. Questo è un vero e proprio expert advisor, un software per la MetaTrader che vi permette di fare trading con un singolo clic, ovvero se io clicco su qua, Instant Execution, cioè voglio aver eseguito subito, io non devo decidere con quanto capitale entrare, io non devo dire guarda adesso aspetta il prezzo 1,14014, anzi si sta anche muovendo, lo stop loss lo voglio mettere qua sotto, questo prezzo dov'è, non lo vedo, eccetera eccetera, io devo fare un singolo clic, come ho appena fatto, vedete lui mi mette lo stop loss qua sotto, mi metterebbe perché ancora, no, vedete c'è l'orologino, nulla ancora è stato inviato al mercato, mi dice guarda se tu a priori mi avevi definito tu stesso, io che lo sto usando, un rischio del 2%, come tra l'altro mi aveva scritto anche Chris in chat, io ti faccio il calcolino per te, così non ti devi usare l'abaco, il foglio Excel prima di entrare al mercato, ma quindi capisco perché te lo vado a leggere nella MetaTrader, dato che tu mi hai installato nella tua MetaTrader che tu hai questi soldini qua. Capisco che tu vuoi rischiare il 2% dell'importo o quello che li metterai, che può essere lo 0,50, l'importo più alto, quello lo fai tu manualmente quando lanci l'Expert Advisor, ve lo faccio anche vedere velocemente perché qua abbiamo un seminario di un'ora dove lo spieghiamo benissimo, quindi chiedetemelo stefano.gianti@whisky.com eventualmente, vedete se volete modificare quel parametro, lo 0,2 è troppo, il 2% è troppo, volete lo 0,5, mettete lo 0,5, è troppo poco, volete mettere di più, lo mettete, quindi quel parametro che lì mettete verrà rispettato e quindi voi non dovete fare il calcolo, guarda, io dato che entro adesso a questo prezzo e metterò lo stop loss a questo prezzo, non dovete fare il calcolo con quanti lotti entrare per soddisfare la formula del 2% sul rischio, anche perché capite che magari facendo trading sulle valute fate trading sull'euro-dollaro, dove dovete calcolare il valore del pip in dollari, USD/CAD, dove dovete calcolare il valore del pip in dollari canadesi, euro-yen, dove dovreste calcolare il valore del pip in yen, sul gold che ha il suo valore punto, sul silver che ha il suo valore punto, sul DAX che ha il suo valore punto, sullo Standard & Poor's che ha il suo valore punto. Lui sa già tutto perché pesca i dati nella MetaTrader stessa.
e vi permette di non fare cavolate, nel senso che dato che nel trading già uno deve vedere diverse cose, quando entrare, quanto rischiare, eccetera, eccetera, qua vi semplifica la vita e lui dice: ok, volete fare un eseguito? Allora mi dite dove vuoi mettere lo stop? Vedi, ad esempio, adesso io metto lo stop sopra e lui mi riconosce, quel messaggio di errore appare solo perché è una scala un po' zoomata, se non neanche appare, e lui mi riconosce che voglio andare short, vedete? Se metto uno stop loss sotto, lui mi dice B di buy, compra. Se invece ci clicco sopra, lui mi dice: no, aspetta, tu vuoi mettere lo stop loss sopra, quindi se il prezzo è sotto, dove c'è la lineetta bianca e blu, vuol dire che allora vuoi vendere. E quindi già, vedi, ti mette lui che lui ti dice: ok, tu devi vendere per soddisfare la tua equazione di rischio 0,53, basta che clicchi e ti fa l'eseguito subito se gli togli la conferma. Se invece la vuoi tenere, vedi, ti appare, come detto, la conferma. Questo stesso lavoro può essere fatto per tutti gli altri tipi di ordine, che sono il buy limit, il sell limit, il buy stop, il sell stop, ok? Francesco dice: il rischio del 2% sul conto in euro varia per diverse coppie di valute? Se fai bene i calcoli, no, cioè il rischio del 2% se tu hai un conto in euro, se tu hai un conto da 1000 euro e vuoi rischiare il 2%, tu rischierai 2 euro. Ok? Poi il calcolino del valore pip, del valore punto, eccetera, eccetera, te lo fa lui, perché varia, nel senso, sull'euro-dollaro il valore del punto è in dollari, è seconda valuta, sull'euro-yen il valore del pip è 1000 yen, seconda valuta. Poi ho detto 1000 perché ti esponi con un lotto, se ti esponi con due lotti è già di più, se ti esponi con 0,01 microlotto è molto di meno. Quindi vedi, è normale che questi sono concetti che uno dovrebbe sapere e tendenzialmente sa, però sono cose noiose, magari anche per chi fa scalping, per chi fa trading veloce. Questo è un discorso di velocità, di precisione. Poi magari io faccio trading, già ho i miei problemi da affrontare. Questo qua già risolve il problema fondamentale, troppe volte trascurato, del risk management. Perché io qua su queste cose sono disposto a venire a casa vostra a prendere l'accetta e tagliarvi tutte le dita se non rispettate questa cosa. Correndo un rischio, perché il rischio. Ok. Le strategie sono il mezzo che abbiamo per affrontare mercati su base quotidiana. E poi finisco, perché poi non voglio essere troppo lungo. Io pensavo di fare un seminario cortissimo, sto parlando da un'ora abbondante. Le strategie sono il mezzo che abbiamo per affrontare mercati su base quotidiana. E anche sta cosa può sembrare una cavolata, ma io ricevo chiamate di persone che mi dicono: guarda, sono short sull'euro-dollaro, cosa faccio? Magari sei adesso 200 pips contro di te, forse era il caso che ci perdevi prima. Quindi, se tu hai una strategia nella tua testa, sai quando comprare e quando vendere, stop loss e take profit, sacrosanto. Il take profit per me potete anche non usarlo. Lo stop loss, sì, mi raccomando. Ok, il take profit, puoi avere il trailing, puoi cercare di far correre il profitto. In strategia di breakout, utilizzare il take profit, a mio avviso, è sbagliato, perché se c'è un breakout, io cerco di seguire il prezzo e di farlo andare finché deve andare. Qual è il supporto che Swissquote ti dà? Il supporto che Swissquote ti dà è quello di cercare di divulgare il più possibile l'informazione e le idee del trading che mettiamo in pratica, perché poi tra l'altro Swissquote non fa trading, okay? Non fa gestione, io faccio trading per fatti miei, lavoro per Swissquote, posso divulgare le mie idee di trading, questa è l'idea del percorso formativo. Okay? Abbiamo diversi video sul nostro canale YouTube. Quello che vi consiglio di vedere, allora, le strategie possono essere il mio armamentario, il mio arsenale, possono essere strategie trend followers. Noi abbiamo fatto seminari, strategie trend follower che sono sul super trend, il Renko di cui stiamo parlando adesso, parleremo, approfondiremo anche a Roma, strategie di breakout, i livelli di supporto e resistenza evidenziati dai fractal per esempio, strategie di inversione di trend che quando non ho messo, che sono ad esempio i pattern di inversione sui pivot point, strategie sideways che hanno l'obiettivo di guadagnare dalla lateralità del prezzo, come il grid che stiamo affrontando e abbiamo fatto seminari soltanto per i nostri clienti, comunque anche a Roma e a Firenze ne parleremo. Ok? Quindi, se voi non avete mai visto nulla di ciò, stefano.gianti @swissquote.com è il mio indirizzo. Quindi voi potete utilizzare 2, 3, 4 strategie per fare trading, in questo modo diversificate anche. Ok? Quindi voi avete una strategia che ha l'obbligo di guadagnare su un breakout. Cioè, oggi il mercato mi ha fatto 100 pip. Io sicuramente quei 100 pip ho
parte di quei 100 pip me li sono presi. Sicuramente non sono contro quei 100 pip se uso una strategia di breakout o se uso una strategia di trend follower. Oggi il mercato si è mosso tra livello e resistenza, non ho combinato un cavolo, ho preso da una strategia di breakout quattro falsi segnali. Però avevo una strategia come il grid che lavora sulla lateralità che mi ha fatto guadagnare. Il limare anche il drawdown di portafoglio è un modo per essere profittevole nel tempo, perché voi nel trading, quando passate a essere professionali, non penserete a quanto guadagno, ma penserete a quanto rischio. Ok? Quindi penserete a contenere più che altro la perdita. Ok? Questo è fondamentale. Noi mettiamo a disposizione la nostra conoscenza, la nostra voglia di vedervi profittare, quindi cerchiamo di dare tutte le indicazioni possibili, offrendo spread davvero molto bassi a partire da 0,8 soltanto. Ci mettiamo il nostro impegno, voi mettetevi il vostro, attivatevi tranquillamente. Ognuno di voi avrà un conto demo, un conto trading reale, vuole ognuno di voi una situazione diversa, sia a livello di disponibilità di tempo, di disponibilità economica, propensione al rischio. Possiamo sentirci singolarmente per portare avanti questo discorso, che spero sia interessante per tutti. Questa passione del trading deve continuare, deve diventare assolutamente un'attività professionale. Quindi qua vi lascio dei piccoli passi su come iniziare a fare trading, ad esempio vi posso anche inviare l'ebook su vostra richiesta. Qua vi lascio con questi piccoli passi. Il nostro canale YouTube è accessibile, alcuni video sono soltanto per clienti, quindi contattateci 800 148 261 per ottenere maggiori informazioni. Vi ricordo anche AutoChartist, che vi semplifica la vita nella scelta anche operativa, con tutti i pattern che vedete fisicamente, visivamente sul grafico. Spero che queste considerazioni siano state davvero molto utili. Noi rimaniamo a disposizione, poi tra l'altro io volevo fare un seminario di 30 minuti, però un po' tra parentesi, un po' la passione che ci metto, mi perdo sempre un pochino via. Spero che tutte queste considerazioni siano state utili. Io traggo enorme soddisfazione quando vedo che portate avanti i progetti, sono estremamente soddisfatto ad esempio di tutta la passione, la curiosità e la voglia di approfondire che ha suscitato ad esempio un argomento come il grid o lavori incredibili, sia di statistica, eccetera, sia fogli Excel fatti benissimo, sia considerazioni che per ogni strategia che propongo io avrò sempre e ottengo sempre da molti di voi. Quindi dal mio lato io sono molto soddisfatto, mi dà molta soddisfazione questa cosa, la partecipazione che c'è ai seminari, ai webinar, le registrazioni su YouTube, l'interesse è davvero molto alto e sono estremamente soddisfatto e contento. Sono il primo che accetta critiche, consigli e miglioramenti. Mi raccomando, però io quello che poi voglio è che ognuno di voi si applica, ok? Quindi bisogna applicarsi, portare avanti insieme un processo di studi e bisogna fare pratica in reale, ovviamente, per avere l'esperienza per affrontare i mercati su base, non dico quotidiana, ma comunque costantemente. Ognuno ha un orizzonte temporale diverso, ci mancherebbe. Io vi auguro buona serata. Swissquote.it, il nostro sito, stefano.gianti@swissquote.com, la mia mail per contattarmi, 800 148 261, invece il numero di telefono generico. Poi su squisco.it in basso a sinistra su ogni pagina c'è anche la chat per contattarci tendenzialmente dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 19. Io vi auguro una buona serata, spero che sia stato molto utile questo discorso anche di considerazioni. Vi ricordo, proprio sempre in ottica di considerazioni di condivisione di trading, se voi utilizzate ad esempio Facebook, cosa che hanno un pochino tutti, Stefano Gianti, Swissquote, proprio scritto Swissquote, non è il mio cognome ovviamente, ma ho creato questo profilo Stefano Gianti Swissquote per postare un po' tutti gli articoli che posso scrivere in giro, per fare un raccoglitore unico, per condividere proprio di trading, c'è cioè chi lo sta già facendo, e vi ringrazio, vi auguro della serata e vi auguro buon trading. Io vi ringrazio della partecipazione e vi auguro buon trading, voglio dire. Buona serata a tutti.